Buonasera ragazzi, buonasera ragazzi, quest'oggi ho deciso di fare un video a seguito delle numerose critiche, anche se definirle critiche è un eufemismo, che ho ricevuto nei vari social per essermi permesso, per essermi permesso di criticare la società, l'operato della società. Io a questo punto non riesco a capire se sta gente è stupida o, eh, o, semplicemente, o semplicemente è ritardata. Perché allora io sono una persona molto tollerante, lo sono sempre stato, chi conosce il mio profilo Twitter sa benissimo la quantità di insulti che prendo quotidianamente e sa benissimo che non mi sono mai incazzato. Però se c'è una cosa che proprio mi urta i nervi, che proprio mi sta sul cazzo, è la stupidità, cioè quando la gente non argomenta. Quando la gente non argomenta. A me sono arrivate mh, critiche del tipo: mh, Beh, se devi criticare sempre la squadra in questo modo, allora a questo punto ti fa Juve. Allora, partiamo dal presupposto che a me ti fa Juve non me lo dice nessuno, perché è una delle poche cose che mi fa girare veramente le palle. Secondo, secondo voi mi dovete spiegare una cosa. Allora, parlate tanto di amore. Quando si parla di Inter, io ti amo, mi lasci senza fiato, eh, sempre con te e tutte queste cazzate qua. Benissimo. Allora, quando si parla di amore, l'amore prevede momenti belli e prevede momenti bui. Questa è la realtà. Che vi piaccia o meno, non esistono relazioni nelle quali tutto è perfetto, non esistono relazioni nelle quali si va sempre e comunque d'accordo. Lo stesso discorso vale anche per la squadra del cuore. Perché se la mia partner o il mio partner mi fa girare le palle, io glielo dico, glielo dico, glielo dico, mi incazzo, mi incazzo, reagisco, critico, mi lamento. Ed è la stessa cosa che faccio con la mia squadra del cuore perché l'amore che provo per il mio partner e l'amore che provo per la mia squadra di scuole, pur essendo due cose completamente diverse, hanno molte cose in comune. Che vi piaccia o no? O se no, come facciamo? Come ci comportiamo? Eh? Ci comportiamo come quelle marionette che vanno dalla moglie e gli dicono sì amore, certo amore, hai ragione amore, tieni amore, ti ho comprato l'iPhone nuovo, tieni amore, ti ho comprato questo bel Trilogy e poi <coughs> cosa fanno? Girano i tacchi e vanno a bombarsi l'amante. Questo vogliamo fare? Mm? No, perché è così la situazione. C'è poco da ridere e c'è poco da scherzare. A me questi qua che mi vengono a dire tu non devi criticare la squadra, tu non ti devi permettere, tu non sei un vero tifoso, a me sembrano dei, delle marionette, delle marionette ipocrite. Solo ed esclusivamente delle marionette ipocrite. Infatti il titolo del video è esattamente questo. Tifosi? o marionette. Come ci comportiamo? Eh? Come i tifosi cinesi, come i tifosi indonesiani, che non sanno nemmeno chi cazzo gioca nell'Inter, che guardano le partite e non capiscono nemmeno le regole, però comprano le magliette, però spendono soldi. È questo che vuole la nostra società? È questo che vuole l'Inter? Vuole tifosi o marionette? Io non sono convinto che voglia marionette, perché le marionette le trovi dappertutto. I tifosi? Assolutamente no. La frase principe di questi personaggi è esattamente la seguente. Ma tu chi pensi di essere per poterti permettere di criticare la squadra? Non sei né un allenatore, non sei né un presidente, non sei né un investitore. Allora, io su questo voglio chiarire subito una cosa. Se c'è una persona che può permettersi di criticare la propria squadra del cuore è esattamente il tifoso. È esattamente il tifoso. E sapete perché è esattamente il tifoso? Per un semplice motivo, perché il tifoso è l'unico stronzo che paga. Il presidente guadagna, l'allenatore guadagna, i calciatori guadagnano, il marotta e l'ausilio di turno guadagnano, il tifoso è l'unico che paga. E dal momento che paga è anche l'unico che può permettersi di criticare. Se voi andate alla scala e spendete 500 euro per un biglietto e un tenore stecca, voi fischiate. Noi tifosi, se facciamo i conti, parliamo di un tifoso normale, di un tifoso che non va allo stadio, ok? Un tifoso che non va allo stadio tra merchandising, magliette e abbonamenti alle varie per il TV, spende dai 500 ai 700 euro all'anno, ok? Spende quasi di più per l'Inter che per l'assicurazione della macchina, ok? Benissimo. Per non parlare poi di un tifoso che invece va allo stadio, quindi aggiungici trasferte, aggiungici benzina, aggiungici abbonamenti, aggiungici biglietti. Parliamo di cifre che superano i 2-3 mila euro. Quindi, quindi... Cari le mie marionette, cari i miei ipocriti interisti, ve lo dico con tutto il cuore, io ho tutto il diritto di criticare, ho tutto il diritto di criticare dal momento che spendo dei soldi per la mia squadra del cuore, ho tutto il diritto di criticare, non sono un allenatore, non sono un presidente, non sono un esperto di mercato, fotte sega, io sono l'unico che paga. Per vedere la mia squadra del cuore e di conseguenza pretendo che la mia squadra del cuore giochi bene. Pretendo che la mia squadra del cuore non faccia figure di merda. Pretendo che la mia squadra del cuore non si faccia fottere Bremer dalla Juve. Pretendo che la mia squadra del cuore non porti avanti Di Bala per mesi per dopo farselo fottere dalla Roma. E pretendo questo ed altro perché pago. E non solo perché pago, perché amo e pago. Quindi non venite a distribuire, per cortesia, patenti di interismo. Non venite a distribuire o ad aggiudicare, eh, ad aggiudicare la gente in base a quello che dice, a quello che fa. Ognuno è libero di fare il tifoso come cazzo gli pare e piace. Però se io mi permetto di criticare la società che mi rappresenta dopo una figura di merda, ho tutto il diritto di farlo. Ho tutto il diritto di farlo adesso e ho tutto il diritto di farlo in futuro e lo farò sempre e comunque. Perché, come abbiamo detto prima, l'amore sono gioie e l'amore sono dolori. Ti fare una squadra implica gioie ed implica dolori. E durante i dolori io sto vicino alla squadra, ma se la squadra mi fa girare le balle lo dico, perché non sono una marionetta e non sono uno stupido. Arrivederci.